L'amore! Ciao a tutti, sono Gianni di Autorobo.it, la community italiana dei Transformers su Facebook. Secondo video dedicato agli Aerial Boss, dove andremo a vedere un po' di modelli dedicati, ma soprattutto una comparazione tra Masterpiece, Zeta Toys e Fans Toys. Nell'altro video abbiamo visto Skydive, Dairon Italia Log. Oggi invece parleremo di iRaid, Dairon Italia Tornado. iRaid si trasformava in un F-15 Eagle, modalità alternativa che condivideva con i Seekers. Per chi non lo sapesse, i Seekers sono i vari Starscream, Skywarp, Thundercracker, eccetera. Un aereo che ancora oggi è tra i più affascinanti e più potenti per quanto riguarda i caccia da guerra. iRaid non amava sparare dalle lunghe distanze, ma preferiva avvicinarsi il più possibile al nemico e combattere appunto a distanza ravvicinata. Infatti, tatticamente, diciamo, non era il più brillante proprio per questo suo grande coraggio che lo portava sempre a buttarsi nella mischia senza appunto la minima tattica. Trasportava dei missili a ricerca di calore e formava, come sappiamo, insieme agli Aerial Boss Superion. Classicamente nel cartoon lui era la gamba sinistra. Quindi adesso andiamo a vedere velocemente dei modelli dedicati per poi passare alla comparazione tra Masterpiece e quindi andiamo di là a parlarne. Ed ecco la mia iRaid Family. Iniziamo ovviamente dal Generation One. Questo fa parte del Gift Set Jig Italia, quindi si chiamava Tornado qui da noi. Sicuramente tra i più desiderati, grazie ovviamente a questa particolare e carismatica modalità alternativa. Nel 2012 arriva il modello della ditta terze parti TFC. Come detto nell'altro video, si tratta del primissimo Superion terze parti di dimensioni notevoli in scala con i Classics Generations. E come detto anche nell'altro video, il Gestalt purtroppo ha delle carenze strutturali, soprattutto per quanto riguarda le anche, però come singoli diciamo che facevano bene il loro mestiere e questo iRaid sicuramente era uno di quelli usciti meglio. Anche questo, come vedete, bella colorazione brillante, cabina di pilotaggio con portello apribile e carrelli retrattili. Ed arriviamo ai protagonisti del video, i Masterpiece, Fans Toys e Zeta Toys. Premessa doverosa fatta anche nell'altro video, come già si può vedere esteticamente, però ovviamente io parlo anche di un discorso di tatto dal vivo e visivo dal vivo, siamo su due pianeti completamente diversi, però come detto nell'altro video, avevo già anticipato che avrei fatto questa premessa in tutti e tre i video perché ampiamente doverosa, sono due prodotti con due obiettivi ben diversi. Fans Toys che vuole proporre un prodotto ovviamente dove la qualità ha giustamente il suo costo, a differenza di Takara, come detto in tanti video, che ha praticamente lo stesso prezzo di Fans Toys, ma lontana anni luce da questa qualità. Qui abbiamo una verniciatura delle plastiche, un peso del metallo
ampiamente superiore allo Z-Toys, che però lo Z-Toys giustamente non ha l'obiettivo del Fans Toys, cioè propone un prodotto economico, praticamente il singolo costa circa 70-80 euro, prendendolo in mano ovviamente molto leggero, dove invece il Fans Toys pesa praticamente più del doppio. Ovviamente non siamo a questo livello di verniciatura, non c'è metallo, però appunto questo costa circa 70-80, questo circa 150, quindi Fans Toys costa di più, fa pagare la qualità, questo non è ma neanche lontanamente a questo livello, però giustamente costa di meno e per il prezzo che ha, secondo me è ampiamente dignitoso. Quindi se qualitativamente non c'è paragone, andremo un attimino a vedere le differenze, così per spirito di comparazione, di condivisione e per informazione a chi fosse interessato. Oltre ovviamente quindi alla qualità di materiali, verniciatura, peso, plastiche, metallo e tutti i crismi, qui abbiamo anche delle proporzioni diverse, quindi non è semplicemente più alto, ma come vedete più proporzionato, dove lo Z-Toys risulta leggermente più tozzo, mentre qui abbiamo molta più armonia. Quindi esteticamente è superiore anche da un punto di vista delle proporzioni, per non parlare della scultura del viso. E di tutti i dettagli in generale. Specifico che questa della Z-Toys è la versione Metallic, dove invece la versione standard uscita prima costava un po' di meno, aveva una colorazione meno accurata. Comunque abbiamo una colorazione argentata sul viso, comunque discreta la scultura in generale, belli questi inserti sul petto, traslucidi, così come qui sulla vita, belli anche qui sulle ginocchia. Purtroppo qui, come in Skydive, abbiamo le mani coperte da questo componente, dove invece ovviamente qui le abbiamo libere e dove nel complesso, oltre a un discorso di proporzioni, questo è il Red Fans Toys, è anche più cartoon accurate. Qui sul petto questi bellissimi inserti traslucidi e tutta la verniciatura solita brillante della Fans Toys. Belli anche questi inserti sulle ginocchia. Sulla schiena abbiamo i soliti classici backpack degli Aerial Bots, come per l'altro Skydive mi piace la possibilità di poter far rientrare la punta, cosa che va a dare più pulizia al backpack. Rispetto alla Skydive Fans Toys visto nell'altro video, dove il backpack era abbastanza un accrocchio voluminoso, in questo caso è abbastanza aerodinamico, quindi nonostante sia più grande di questo della Z-Toys, nel complesso mi piace molto, dà proprio quest'idea di jet sulla schiena molto aerodinamico per volare anche in modalità robot. Quindi qui diciamo va un po' a gusto personale, nel senso che qui abbiamo un backpack tecnicamente più piccolo, tuttavia qui come vedete è più schiacciato, ve lo faccio vedere anche di profilo. Come vedete qui è molto più schiacciato rispetto a questo che è leggermente più voluminoso come spessore. Quindi è sì più grande, però ripeto, rispetto a Skydive Fans Toys visto nell'altro video, questo backpack mi piace molto e mi convince molto molto di più. Sulle gambe invece non c'è storia, quelle Z-Toys sono già di proprio più voluminose, affogate anche dalla presenza delle intere ali sulle gambe che citano comunque il giocattolo G1, mentre qua abbiamo semplicemente questi impennaggi molto cartoon accurate e una pulizia delle gambe ovviamente superiore.
La posabilità è uguale identica a quella vista nel video precedente su Skydive, quindi entrambi hanno i gomiti che si piegano massimo a 90 gradi, tutte e cinque le dita snodate. Tuttavia questo Air Raid ha una pecca per me imperdonabile, mentre questo, come Skydive visto nell'altro video, ha comunque il bacino che ruota in modo sufficientemente soddisfacente. In questo Air Raid Fans Toys il bacino, pur avendo l'articolazione per poter ruotare, è completamente bloccato dal backpack, quindi non è parzialmente bloccato ma è completamente bloccato, praticamente non si riesce a ruotare in nessun modo. Ed ora capisco tutto, però su Masterpiece questo è sicuramente un difetto gravissimo e mi dispiace tanto, perché esteticamente davvero siamo ad un livello enorme. Davvero vi assicuro che avendocelo dal vivo spesso lo prendo, lo porto nelle stanze insieme a me, cioè mi piace proprio fissarlo, guardarlo, ammirarlo, perché vi assicuro che dal vivo è davvero un'opera d'arte questo modello. Però su Masterpiece un difetto del genere, dove non va a ruotare, purtroppo mi fa franare il livello generale del modello, che resta altissimo, ma ripeto, una pecca del genere è davvero gravissima. Come accessori abbiamo per il Fans Toys un viso opzionale e le due pistole. Per lo Zeta Toys abbiamo la pistola e 4 missili per la modalità alternativa. Solito discorso per quanto riguarda le scale, dove gli aerial bots sono alti più o meno come dei Seekers, quindi ci siamo. Questo è lo Skywarp della Deformation Space, ovviamente più bassi di Optimus Prime, e ci siamo. Questo è il Masterpiece della Transform Element. Ovviamente sono più alti degli Autobots standard, questo è Jazz della Fans Toys. Ed eccoci arrivati al nostro momento birretta. Una birretta per uno non fa male a nessuno. Andiamo ad aprire e voilà, andiamo a sorseggiare ed a trasformare.
ed ecco i nostri due super F-15 Eagle, ovviamente entrambi di grande impatto perché insomma questa modalità alternativa è meravigliosa. Notevole come il fatto che il Fast Toys, nonostante come robot sia più grande, in aereo invece è leggermente più affusolato. Va sottolineato che questo iRaid Z-Toys è praticamente lo stesso identico mold dello Skydive visto nell'altro video. Cambiano ovviamente i componenti dell'aereo, ma come scultura del robot, a parte la testa, praticamente è tutto uguale. A differenza invece di questo Fast Toys, che con Skydive condivide proprio alcuni passaggi della trasformazione, però è tutt'altro robot, quindi notevole questa diversificazione a discapito dello Z-Toys, che come detto praticamente Skydive e iRaid hanno lo stesso mold. Maneggiandoli, stesso discorso dell'altro video, maneggiandolo si sente che questo è veramente un plasticone, ci sta perché il prezzo è davvero basso, però siamo in una recensione, quindi lo sottolineo. Maneggiandolo dà ancora di più la sensazione di plasticone, di plastiche abbastanza leggere, mentre il Fast Toys conferma materiali solidi con metallo, plastiche di spessore, eccetera. Nella trasformazione del Fast Toys è stato un po' ostico il passaggio dell'accorciamento delle gambe, però in generale tutto si incastra e tutto va a posto. Entrambi hanno stupendi dettagli, entrambi hanno le cabine di pilotaggio con portello apribile ed i carrelli a scomparsa. Notevole nello Z-Toys che ha l'ammortizzatore qua sul carrello anteriore. Notevole che qui abbiano fornito dei missili, cosa che non hanno fatto qui nel Fast Toys, peccato, dove si possono innestare le pistole, ma in un modello del genere avrei preferito anche dei missili. Inoltre le estremità delle ali del Fast Toys si fissano molto meglio, qui invece restano un po' ballerine, e sul retro hanno entrambi i reattori orientabili. In generale devo dire che lo Skydive Fast Toys mi ha convinto di più di iRaid. iRaid ovviamente ha dalla sua questa modalità alternativa meravigliosa. Abbiamo detto che è il backpack più affusolato e più convincente rispetto a quello di Skydive, che è troppo voluminoso. Tuttavia nel complesso abbiamo in Skydive una trasformazione più fluida, mentre qui in iRaid abbiamo un paio di passaggi abbastanza ostici, e ha il busto parzialmente posabile, a differenza di iRaid che ha un busto completamente immobile, cosa, ripeto, imperdonabile su un Masterpiece, mentre questi due, come abbiamo detto, sono praticamente lo stesso mold. Qui mi convince di più la scultura del viso, però praticamente è lo stesso mold. Per quanto riguarda la comparazione Fast Toys e Z-Toys, lo abbiamo detto, sono due prodotti con intenzioni ben diverse. Questo costa di meno e per il prezzo che offre, quindi circa 70-80 euro, è un prodotto davvero dignitoso. Questo è un prodotto che costa il doppio, ma punta all'eccellenza, materiali e verniciatura di tutt'altro livello e assolutamente non paragonabili, così come avete visto anche le proporzioni del robot e i dettagli. Nel complesso devo dire che mi ha lasciato una punta di delusione per quello che vi ho descritto, quindi il busto che non ruota e un paio di passaggi ostici. Resta un ottimo modello, però leggermente
mi aspettavo qualcosina in più, dove invece Skydive si conferma un ottimo modello. Quindi ripeto, sono due modelli difficilmente paragonabili, tuttavia in questo video spero di aver dato una chiara idea delle oggettive differenze. Con questa inquadratura chiudo quest'altra video recensione e spero vi siate un po' emozionati insieme a me. Vi invito ad iscrivervi al canale ed a lasciare un bel like. Vi ringrazio tutti, vi saluto e ricordiamo che la fantasia nutre e rende l'anima eternamente giovane.